Dopo 60 giorni di attesa è stato convocato il Consiglio Comunale, si terrà mercoledì 3 luglio. Finalmente possiamo dire, come minoranza, si riniziano i lavori consigliari. È stata veramente una parentesi brutta della città, perché al di là adesso delle problematiche politiche interne alla maggioranza, non convocare consigli, che poi è il Presidente del Consiglio che è distaccato dalla composizione della Giunta, è una cosa grave. Il discorso è politico, chiaramente politico, di una maggioranza che non esiste più. Abbiamo scollamenti dei vari gruppi e quindi non è stato convocato perché non hanno i numeri, questa è la pura verità. Vediamo sotto la cronaca quello che sta accadendo nei vari gruppi, l'uscita di Valdo di Bonaventura, le manifestazioni, che mai io ricordo, ormai sono diversi anni che sono in politica, mai ricordato che un assessore uscito faccia una protesta, anzi la cosa più grave è che sta raccogliendo forse delle firme per cacciare il suo stesso sindaco. Quindi secondo lei, insomma, questa amministrazione d'Alberto Bis ha una vita piuttosto breve davanti? Secondo me sì, molto breve, ma la cosa più sconvolgente è che il sindaco d'Alberto ha fatto tutto il contrario di tutto. Ricordo 9 assessori, le lotte, le maglie, e lui ha fatto 9 assessori. Ricordo che diceva che Brucchi era ostaggio dei partiti, dei capobastone, e lui è ostaggio dei partiti e da capobastone, e si è visto con la formazione della Giunta. Quindi è un sindaco ormai decotto, arrivato a fine consigliatura, perché non si può ricandidare più. Vedo molto distaccato dai problemi reali della città di Teramo. Un sindaco che ormai ha altre ambizioni, ma cosa che secondo il mio avviso qualcuno, appunto, dei capobastone gli scipperà l'ultimo, perché lo porterà alla distruzione e quindi politicamente poi non è più credibile. Però qui ci rimette non consiglieri di opposizione, di maggioranza, ci rimettono tutti i cittadini. Ad oggi ha fatto ben poco e ha fatto tutto il contrario di tutto.